prima dico di che. introdurre il nuovo argomento, presentiamo la seconda, anzi, il secondo ospite di serata che è a noi ormai di casa anche lei, è Cinzia Fresa. Ciao Cinzia. Un attimino che. Eccola qui. Ciao Cinzia. Cinzia, l'audio per cortesia. Ci sei? Ci sei? Non ancora. Vabbè, Marco, allora mentre Cinzia torna online, introduciamo l'altro argomento di serata. Ciao, mi sentite? Sì, ok, Cinzia, ciao. Ciao, Ciao, ciao a buonasera. tutti, ciao Ciao. Giada. Ciao, ciao Ciao. Cinzia, ciao. Allora, guarda, Fede, solo per chiudere, sempre a proposito del mercato, per dare un'altra chicca, le tre cessioni famose che abbiamo fatto negli ultimi giorni, così a proposito di calciomercato. Di De Sciglio, di Rugani e di Douglas Costa, andando un po' a sbirciare in casa loro, poi ti rendi conto che avremo un altro problema tra qualche mese quando ricomincerà poi il mercato, perché questi giocatori non stanno trovando spazio. Addirittura ti parlo di De Sciglio, nessuna presenza da titolare fino ad oggi, nessuna nel Lione. Rugani, due presenze da titolare, e una in campionato, una in Champions, dove si è infortunato e non è più rientrato. Douglas Costa, 11 presenze, di cui attenzione, nessuna. Douglas Costa ha anche 30 anni, un giocatore che chiaramente sarà molto difficile da piazzare poi a fine anno. Dobbiamo dire anche forse quello che sta facendo le prestazioni migliori, non si è mai infortunato, quindi questo già è per lui è tanto, però questa statistica ti fa capire che abbiamo dei mercati sbagliati anche in maniera pregressa e delle cessioni che sono sempre più difficili. Basti pensare che Dira, che è un giocatore che noi abbiamo regolarmente stipendiato, che guadagna circa 6 milioni di euro per questa stagione, e netti, ed è lì che si allena allo Juventus Center senza entrare in campo. Quindi, per chiudere, abbiamo dei problemi e la gestione degli ultimi anni da parte della società probabilmente non è stata proprio lineare. Comunque, dai, voltando pagina, se così si può dire, anzi, tornando un po' alle parole di Remigio dell'ultima, legandoci alle sue parole su Dybala, cominciamo da Cinzia, vediamo un po'. Allora, Cinzia, c'è un problema Dybala, questo è chiaro ed evidente, perché il ragazzo non sta rendendo come sa fare, come ha fatto anche la scorsa stagione. La tifoseria Juve si è divisa e ci sono quelli che non vorrebbero mai un rinnovo e che lo vorrebbero cedere anche a gennaio, sono quelli che dicono che Pirlo dovrebbe impiegarlo probabilmente meglio e in un ruolo più adatto alle sue caratteristiche e dargli fiducia, perché il ragazzo non è sicuramente circondato da un ambiente che gli mette, che gli dia fiducia. Questo dobbiamo dirlo al di là delle opinioni. Che ne pensi tu, Cinzia? Ma allora, bisogna, cioè, il discorso è ampio. L'anno scorso la coppia in attacco superlativa migliore quasi europea, cerco di mi espongo dicendo questo, era Dybala e Ronaldo. Quest'anno non si capisce bene cosa è accaduto, perché il cambio con Pirlo è stato un cambio desiderato anche dai giocatori, diciamo in maniera abbastanza pedisse qua, che lo hanno voluto molto i giocatori. Ci troviamo con un problema Dybala che non rende come dovrebbe, e questo è strano perché i casi sono due: o Dybala non sta bene o Pirlo non lo vede proprio. Ecco, perché è strano che un atleta come Paolo, che ha fatto cose incredibili l'anno scorso, e bisogna dire la verità che lo scudetto l'hanno vinto loro due, perché c'è stata un'intesa incredibile. Io quest'anno vedo Paolo estremamente in difficoltà e non lo vedo bene con nessuno dei due attaccanti, tenendo presente che comunque Ronaldo in una partita precedente gli ha passato una palla importante che poteva realizzare in gol, e questo non succede. Quindi io sono, in realtà, a me piace moltissimo Dybala e vorrei insistere su di lui, cioè vorrei che Pirlo
cercasse anche un po' di capire che cos'ha che non va, se veramente il problema è il rinnovo, se è un problema fisico suo. Qualcuno parla di strascichi del Covid, non, questo è molto difficile saperlo, ecco. Oppure se Paolo in realtà non sente più stimoli nella Juventus, per quale motivo? Perché la Juventus in questo momento punta al decimo scudetto, lo vincerà, non lo vincerà, non si sa, e là, nella Champions League diciamo che la lascia praticamente da parte, è probabile che lui non senta di crescere in questo ambiente, in questo complesso, e quindi si senta demotivato. In ultimo, il suo allenatore magari in apparenza non lo stimola, non lo vede ed è coinvolto con altri giocatori, quindi il rinnovo non arriva, c'è tutta una serie di situazioni in cui una persona così sensibile come Dybala si sente coinvolto e quindi rende di meno. Però intendiamoci che questa è anche pura teoria, bisogna vedere poi realmente che cosa succede, cosa c'è, perché ci potrebbe anche essere un'altra ipotesi, l'ipotesi che Dybala non ha accettato di andare via quando lo volevano vendere perché voleva restare in Juve e magari in società non ha gradito, ecco, perché l'entrata sulla vendita di Dybala andava a colmare un deficit piuttosto importante. Ok, grazie Cinzia. Giada, un tuo giudizio su Dybala e poi vi volevo un attimino fare anche io una domanda e lanciare una sorta di provocazione. Allora, io come ben sappiamo e come ben sapete sono una grandissima sostenitrice di Dybala e appoggio anche, diciamo, tutte le ipotesi che Cinzia ha appena fatto, perché potrebbero essere davvero una concatenazione di cose che magari noi sappiamo a metà, non sappiamo, sappiamo una parte, quindi è sempre difficile venirne a capo in queste situazioni. Io penso sempre una cosa, le squadre europee tutte non si sono mai poste il problema del tridente. Perché ce lo dobbiamo porre noi? Cioè, nel senso, equivoco tattico c'era con Allegri, e Dybala equivoco tattico con Allegri l'ultimo anno. Quest'anno sembra di nuovo un equivoco tattico, cioè l'equivoco tattico non c'è stato solo l'anno scorso perché i due attaccanti, diciamo, erano appunto Cristiano e Dybala. Però io dico, perché non partire dal tridente e costruire la squadra intorno? Ragazzi, le squadre europee giocano quasi tutte col tridente, cioè voglio dire, il PSG non si è mai posto il problema di mettere Cavani, Mbappé e Neymar tutti e tre insieme, il Barcellona neanche, il Real Madrid nemmeno. Io lo so che non siamo, purtroppo, a mio malincuore, a livello di queste grandi società ancora, non per blasone o per altro, ma perché purtroppo in Europa per adesso non siamo ancora a quel livello, nonostante abbiamo raggiunto comunque delle finali, abbiamo fatto comunque delle buone prestazioni, adesso sembra di ritornare un pochettino indietro. Però io dico, abbiamo dei talenti in squadra, sfruttiamoli, costruiamo la squadra intorno a loro, facciamoli giocare, facciamoli esprimere al loro meglio, mettiamoli nel loro ruolo. Perché bisogna sempre arrivare ad escludere qualcuno? Si dice ovviamente in nome dell'equilibrio, in nome della difesa, perché ovviamente siamo comunque, ritorniamo al discorso di prima, messi male perché ovviamente mancano gli uomini nei vari reparti. Però secondo me, con un po' di sacrificio e con un po' di coraggio in più, si potrebbe pensare anche a delle soluzioni di questo tipo, esaltando il talento dei giocatori. Penso che ci sia una risposta anche in merito a quello che tu hai osservato. Anch'io mi sto chiedendo per quale motivo non si schiera un tridente. Il problema è che penso che Pirlo abbia necessità di avere una certezza su una coppia, perché se per caso si fanno male in due, rimaniamo senza. Nel senso che Dybala rimane un pochino come, suppongo, il Jolly, che riempie nell'eventualità che Morata si faccia male o lo stesso Ronaldo possa farsi male, in quanto, come avete sottolineato giustamente, siamo pochi, cioè gli attaccanti sono veramente pochi, cioè Pirlo può contare su tre attaccanti
sperimentati, perché abbiamo il problema Bernardeschi, che non è affidabile. Chiesa, adesso c'è Chiesa, ma siamo sicuri, è appena arrivato. In campionato non è che faccia cose mirabolanti, decisamente meglio in Champions, abbiamo visto. Però allora cosa fa Pirlo? Lui dice: io magari cerco di gestire le forze per evitare di trovarmi poi un domani magari con due infortunati, perché come abbiamo visto la sfortuna ci vede molto bene ultimamente, perché ci ha già messo fuori gioco Demiral, Chiellini non è chiaramente disponibile, e se abbiamo un attacco decisamente risicato, ecco. Quindi il tridente forse, e ovviamente Pirlo questo non lo può dire pubblicamente, intendo, perché sennò non è carino, ecco, non sarebbe carino dire pubblicamente, ma ho paura di, no? Tant'è che riferendosi alla scelta di Benevento, ecco, che poi peraltro io dico, ma possibile che la Juventus abbia bisogno di Ronaldo per vincere contro il Benevento? E questa è un'osservazione che la squadra, cioè che la società si dovrebbe fare, perché Ronaldo poteva anche avere la febbre. Ma diciamo. Ronaldo a Benevento in panchina ci deve andare, a prescindere da tutto, perché Ronaldo con lo Spezia ci ha deciso. No, ma poi ci ha deciso la partita con lo Spezia in mezz'ora, quindi è stato gravissimo, secondo me, l'episodio di Ronaldo. Ha sottolineato per l'ennesima volta che purtroppo nello spogliatoio della Juve, ne abbiamo avuto dimostrazione lo scorso anno con la vicenda Sarri, a decidere effettivamente alcune situazioni sono i giocatori e non né la dirigenza né diciamo l'allenatore. Quello è stato a mio avviso un episodio molto grave. Marco, ti volevo invece fare una domanda, e poi ovviamente la stessa vale per tutti quanti voi. Noi dopo la sconfitta, dopo il pareggio, che poi effettivamente equivale a una sconfitta contro il Benevento, ci siamo sentiti privatamente e diciamo eravamo un po' sconfortati dal fatto che potevamo addirittura scivolare all'ottavo posto. Invece grazie alle altre, dobbiamo essere onesti, siamo rimasti praticamente terzi in classifica, un punto dalle seconde, abbiamo perso effettivamente punti solo contro l'Inter, che però è lì a un punto sopra di noi, e contro il Milan, che invece sta sfuggendo via. Volevo un vostro giudizio su questa classifica così corta, che diciamo sembra quasi ci stia attendendo, e soprattutto anche in ottica derby, se pensate che il derby di sabato prossimo possa essere la svolta per la nostra stagione, come fu quel famoso derby che vincemmo qualche anno fa con Allegri in panchina col gol di Cuadrado al 95esimo. Vai Marco. Guarda Fede, io ti dico, sono argomenti, dovremmo stare qui a discutere fino alle 11, solo che poi ci cacciano. Allora, io ti dico che sicuramente non sono d'accordo con te dal punto di vista che le altre ci stiano aspettando, perché secondo me il Milan ha vinto ed è in questo momento è a più 6 grazie alla vittoria a tavolino col Napoli, che se non fosse arrivata probabilmente saremmo parlando di un'altra cosa. Quindi il Milan è già a più 6 e abbiamo giocato solo 9 partite, quindi 6 punti in 9 partite. L'Inter, che pure era in difficoltà, che pure abbiamo parlato essere la squadra, la delusione, e che comunque resta come organico, secondo me, la vera squadra da battere, se la vogliamo vedere dal nostro punto di vista, l'Inter ci ha superati. Quindi l'Inter, che ha avuto mille difficoltà, ci ha superati. E tra l'altro, diciamo, il Napoli ci ha raggiunti e ha un punto di penalizzazione e la sconfitta contro di noi. Io credo che questi siano già dei numeri che dimostrino che io credo che quest'anno non dobbiamo farci ingannare dal fatto che ci sono quei 3 punti, dal fatto che magari la classifica è corta sotto il Milan. Io credo che non ci stiano aspettando e credo che alla Juve serva subito tornare a vincere, ma vincere non una partita, ma una serie di partite, perché se ne vinci una e poi pareggi l'altra non vai da nessuna parte, e per nessuna parte intendo non vai neanche in Champions, attenzione, perché ripeto, la classifica è corta, io lo vedo come un segno negativo, vuol dire che ci sono Napoli, Roma, Atalanta, Lazio,
Milan, Inter, sei squadre oltre noi che in questo momento sembrano del nostro livello. E mi lego a un avverbio che ha usato già da prima quando diceva non siamo ancora a livello delle più grandi d'Europa. Io non sono d'accordo, anzi, proprio la penso all'opposto. Non siamo più a livello delle grandi d'Europa, attenzione, perché noi lo eravamo a livello delle grandi d'Europa. Lo eravamo, abbiamo avuto una squadra che ha avuto una crescita esponenziale enorme, che purtroppo dopo la finale di Cardiff non ha saputo capire le problematiche che c'erano in quel momento, ha iniziato a fare errori su errori tra scelte di conferme di allenatori, poi scelte di allenatori sbagliati, poi scelte sul mercato scellerate, e si ritrova, secondo me, in una situazione in cui è difficile davvero vedere una luce. È chiaro che siamo ancora la squadra più forte sulla carta, forse, e qui mi lego invece al discorso di Cinzia. Attenzione, Cinzia prima giustamente diceva, manca, forse il tridente non lo fa perché abbiamo solo tre attaccanti. Numericamente, ha ragione Cinzia, siamo davvero corti sia con i centrali difensivi, sia con i centrali di centrocampo, sia con gli attaccanti. E questo, quando pensi alla rosa della Juve, alla forza della rosa della Juve, non puoi dimenticarlo, perché poi senti dire che la Juve è la squadra più forte, la squadra più che ha l'organico migliore, ma non è la squadra più completa, anzi, è una squadra, secondo me, terribilmente incompleta, con delle lacune enormi. E le più eclatanti sono proprio nei tre ruoli che dicevamo prima con Cinzia e Giada. Quindi io la vedo così. Mi sono dilungato un attimo. Giada, vai tu e poi dopo Cinzia. Ragazzi, qua il discorso è uno. Se non si fanno veramente un filotto di vittorie, è veramente difficile la situazione, nel senso che io le prestazioni, come dicevo, la differenza di prestazione tra sabato e ieri, non vedo una grande differenza tranne il risultato, cioè, sinceramente. Che poi possiamo dire, va benissimo vincerle tutte così. Va bene, cioè, mi sta benissimo anche a me, ma dopo un po' dove vogliamo arrivare? Nel senso, se non c'è una costruzione sotto ai risultati, non si dura moltissimo, sinceramente. Quindi, e io non, purtroppo, cioè, non vedo la magia che scatta da una giornata all'altra, quindi non credo che contro il Torino, perché mettiamoci che il derby, perché mettiamoci tutto quello che volete, la prestazione cambierà. Oddio, magari potremmo avere un exploit così di orgoglio, però non lo so. Io vedo sempre i soliti difetti in questa squadra, come fermarsi quando segna il primo gol, indietreggiare continuamente, non proporsi mai, pressing aggressivo alto come chiede Pirlo, così dice, non c'è. Cioè, tutta una serie di cose che non ci sono e non credo di vedere a breve, purtroppo, quindi sono molto preoccupata. Vai Cinzia, voglio sentire brevemente anche la tua e poi ovviamente anche Federico, perché non può esimersi da dirci la sua su questo. Ma allora, intanto il derby è sempre, io la chiamo la partita seccatura, cioè perché per me ritengo sia una seccatura. Come perché ci sono troppe componenti che possono compromettere il risultato, che prima di tutti è l'emotività. Io vedo una Juve molto emotiva, e questa emotività è la peculiarità che crea più problemi, perché, sempre riferendoci a Benevento, non è normale che un Morata si faccia espellere, cioè, con una partita come questa. Quindi io non mi aspetto dei grossi cambiamenti, mi aspetto però, tutto sommato, una presa di posizione tale dal gruppo, fomentata anche magari da Cristiano Ronaldo, se fosse anche lui più presente, più forte. Perché anche lui lo vedo a tratti un po' demotivato, nel senso che sembra che si faccia molto spesso gli affari suoi, cioè che pensi magari ai suoi obiettivi, che si pensi tutta una serie di cose che riguardino più lui della Juventus. Però io non voglio dare la colpa a Ronaldo, perché ultimamente Ronaldo sembra la caccia alle streghe. Ronaldo è cattivo, Ronaldo pensa a se stesso, Ronaldo vuole fare tutto lui. No, non la penso così, perché Ronaldo è uno che è venuto con delle
probabilmente con una con degli accordi che forse non sono stati rispettati, perché lui si aspettava di trovare un ambiente diverso, si aspettava di ottenere o che la Juventus mettesse in condizioni la squadra di ottenere dei risultati con lui. A un certo punto posso anche comprendere la sua delusione, e io ora non ce l'ho nemmeno con Pirlo, perché Pirlo cosa c'entra? Qualcuno l'ha messo lì, non lo vedo, a volte lo vedo estremamente permaloso, che nega a volte l'evidenza. Allora, mi inserisco. Vai, Fede, perché poi devo legare. Sì, però scusate perché avete chiamato in causa una persona che, diciamo, ammiravo in campo e mi è un pochino meno simpatica in panchina. Non nascondo, io mi sono presentato così. Quindi vorrei semplicemente dire che a mio avviso la Juve quest'anno, cioè Pirlo quest'anno, sta anche peccando un po' di presunzione, perché in più di una circostanza ha provato a fare degli esperimenti che a mio avviso un allenatore che non ha mai allenato, un allenatore che siede sulla panchina della Juve deve cercare di moderare. Poi tra le altre cose ho fatto una valutazione, se non sbaglio, ma credo di essere stato attento, da inizio stagione ad oggi Pirlo è stato capace, tra campionato e Champions League, a non schierare mai due volte di fila lo stesso 11 iniziale. Questo per me è una cosa gravissima, perché vuol dire che lui ancora non ha individuato nella rosa gli uomini su cui contare. Io sono arrivato a una rassegnazione tale che ormai vedo la partita, mi spiace dirlo ma è così, vedo la partita della Juve con meno entusiasmo rispetto agli altri anni, e ho preso questa decisione di non deprimermi quando le cose non vanno bene, perché altrimenti vado in depressione quest'anno, e di non esaltarmi quando le cose andranno meglio, tipo la partita con la Lazio, la partita col Cagliari, perché purtroppo allo stato attuale delle cose ancora non abbiamo un'idea di gioco, ancora non abbiamo uno schema definito sul quale puntare, non abbiamo ancora veramente una condizione fisica all'altezza, perché io vedo anche tanti calciatori al di fuori di Dybala e di altri nostri uomini che hanno avuto il Covid o infortuni, che sono lontani parenti dei giocatori che erano lo scorso anno. Quindi io purtroppo ragiono molto, e mi spiace da questo punto di vista dare ragione a Marco, però ragiono molto come ha detto lui poco fa, ovvero che la situazione non è per me tanto rosea, nel senso la Juve o si sveglia in tempi rapidi, oppure corre il rischio di arrivare al mercato di gennaio già con troppo distante in campionato. E poi qui concludo. Credo che la partita con il Barcellona, che molti addirittura sperano in un miracolo calcistico, cosa che io non credo, perché andare a Barcellona in questo momento e vincere 3-0 o 3-1 la vedo utopia, però sia importante, perché se la Juve dovesse riproporre una partita così scandalosa come quella disputata all'andata, sarebbe una cosa gravissima. La Juve deve andare a Barcellona e dimostrare che è cresciuta, altrimenti, signori, Pirlo non è un maestro in panchina, Pirlo deve dimostrare tutto in panchina, e se le cose non vanno bene non è che uno deve fare il tifoso e dire sì, però Pirlo amava la Juve mentre Sarri invece veniva dal Napoli. Non è così, cioè se Pirlo non va bene, Pirlo deve essere messo in discussione, deve essere criticato, come purtroppo è stato criticato, secondo me a torto, Sarri lo scorso anno. Io sento dire quest'anno il campionato non è corretto perché c'è il Covid e non c'è stata la preparazione, ma scusatemi, perché quello dell'anno scorso è un campionato lineare, un campionato che si ferma 3 mesi per un lockdown, e quando riprende si gioca ogni 3 giorni, viene considerato un campionato lineare, e nonostante tutto noi il campionato l'anno scorso l'abbiamo stravinto, perché non mi venissero a dire che noi abbiamo vinto per un punto, noi il campionato l'anno scorso l'abbiamo vinto con 4 giornate di anticipo. Quindi per favore, non questi paragoni non ce la faccio. Io sono d'accordo con te, l'unica cosa che dico è che Pirlo fosse presuntuoso non è una novità, nel senso si sapeva che Pirlo era presuntuoso, era permaloso, attenzione, più che presuntuoso, già da calciatore lo era. E non dimentichiamo che quando Pirlo fu scattato da Allegri al Milan per nostra somma fortuna nell'anno 2011, quando Allegri disse Pirlo non mi serve più, comunque non gli rinnovate il contratto che io c'ho Van Bommel, non dimentichiamo che Pirlo venne a Torino e
giocò, diciamo, con motivazioni il triplo forti rispetto a quelle dell'anno prima per dimostrare a Massimiliano Allegri e a chi non aveva creduto in lui che era ancora il più forte centrocampista al mondo, cosa che condivideva con Iniesta e Xavi, ma comunque lo era, e noi facemmo un colpo incredibile che probabilmente ha deciso il nostro ciclo di 9 anni. In questo momento io credo che Pirlo abbia un carattere che non voglio difenderlo, ma che non mi sorprende che lo abbia. Purtroppo forse si è messo in qualcosa più grande di lui, ma lo hanno messo. Lui ha accettato, da persona comunque sicura di sé, convinta dei suoi mezzi. A me ha fatto impressione una scena quando Pippo Inzaghi è arrivato fin dentro la nostra panchina e Pirlo non ha mosso ciglio, cioè per lui andava bene che Inzaghi fosse nella nostra panchina, ma questo non va bene, ragazzi, perché se noi che già abbiamo dei grossi limiti tecnici e tattici per la nostra guida di quest'anno, in più aggiungiamo anche che manca forse quella garra che la Juve dovrebbe avere, invece non ha, ma addirittura si vedono gli avversari protestare, il Benevento il secondo tempo praticamente non ha giocato, i giocatori in campo praticamente non hanno quasi mai protestato, è andato Dybala e vediamo che qualcuno lo ha portato via, quando Dybala era il capitano, ed è stato anche esaltato per aver portato via Dybala, è proprio il contrario, bisogna protestare, bisognava protestare, non perché bisogna protestare a ogni scelta, ma bisogna dimostrare di credere, di volere la vittoria. Non possiamo vedere Pirlo che Inzaghi gli arriva in braccio e lui fa silenzio, sta zitto, non dice niente. Per me quella è una cosa gravissima. Secondo me manca un po' questa garra e manca, se vi permettete, anche un po' la mentalità da provinciale che ha contraddistinto la Juve nel ciclo vincente sia di Conte che di Allegri, che non voleva dire giocare male, perché si può essere provinciali anche giocando un calcio spettacolo, ma voleva dire andare sempre a cercare il risultato di migliorarsi anche dopo un 3-0. Invece non era così. Voglio sentire anche la vostra, però adesso mandiamo un piccolo spot e poi rientriamo subito in studio. Stai cercando una vetrina virtuale per il tuo negozio o per la tua piccola impresa? MM Shops è quello che fa per te. Potrai avere una vetrina MM Shops e grazie ad un accordo con Rete Net Vision potrai inoltre avere uno spot in ogni nostro programma ad un costo molto piccolo. Per ulteriori informazioni visita www.mmshops.org. Bene, eccoci tornati. Allora, volevo sia da Cinzia che da Giada, poi una chiusa di Federico, un parere su quello che è, allora, sia il derby, su quello che ci si può aspettare dal derby e dallo scontro Messi-Ronaldo, quindi la partita dei fenomeni, che varrà quel che varrà, secondo me è una partita da prendere completamente come una partita a sé. Secondo me il valore di quella partita sarà limitato a quella sfida, proprio perché a livello di classifica secondo me non ci giochiamo molto, però è sempre affascinante come duello, quindi volevo un po' sentire la vostra su entrambe le sfide che ci aspettano. Vai Cinzia. Ma allora sulla sfida Messi-Ronaldo, io vedo Ronaldo perché per Ronaldo questa è la sfida che lo accende particolarmente, quindi c'è questo duello che si ripropone in ambiti diversi, dove comunque il Barcellona certo non è il Barcellona che aveva incontrato lui, loro due non sono più certo quelli di un tempo, però sicuramente la rivalità c'è e io vedo Ronaldo, io almeno sono un po' tifosa, lo ammetto, in questo mi sbilancio su come tifosa, però vedo Ronaldo molto motivato, anche perché nell'altra partita non era presente, perciò sente anche un motivo di rivalsa per poter condurre la squadra alla vittoria, anche se
Non so se ce la può fare la Juventus a segnare tutti questi gol, però è già accaduto, potrebbe, diciamo che è improbabile ma non impossibile, quindi pensiamola così. Il Toro invece mi preoccupa un po' di più, perché sebbene vada maluccio, anzi direi piuttosto male, e c'è sempre anche lì un problema dell'allenatore, no? Perché è un problema annoso nel Toro, che c'è sempre un allenatore che non va bene, che viene cambiato, questo non va bene, l'altro non va bene, e io non vorrei che questa situazione arrivasse anche da noi, perché è un pessimo costume pensare ogni cambiare un allenatore all'anno sarebbe rovinoso e noi finiremmo finiremmo sottoterra, ma oltretutto spendendo 4 volte quello che poi in realtà si dovrebbe ipotizzare di spendere. Io non sono sicuro, cioè ad esempio sulla questione del Toro, in realtà la Juventus è nettamente più forte e può vincerla la partita ma senza neanche faticare, però abbiamo il problema del Torino che quando scende in campo scende per farci male, e farci male fisicamente, e sanno anche dove colpire. Perciò dico, ragazzi, attenzione alle gambe, perché non sappiamo mai come va a finire con loro. Quindi io direi che temo il pareggio. Ecco. Vai Giada, tu da torinese doc. Sì. Torinese doc, ma col cuore sempre pugliese, quindi sono sempre un po' così combattuta. Sì, allora, come diceva Cinzia, il derby è sempre il derby e sappiamo che il Torino appunto ci mette quella foga agonistica sempre, in tutte le partite, anche se appunto la classifica diciamo è sempre un po' sfavorevole all'altra squadra di Torino, diciamo così, quindi non è mai una partita banale. Però, come dicevamo prima, io non mi aspetto delle differenze sostanziali, cioè dalle prestazioni precedenti, anche perché da una parte comunque Pirlo è un po' obbligato a mettere certi giocatori questa volta, perché comunque Demiral si è fatto male di nuovo, quindi in difesa si andranno contati e sicuramente giocheranno Bonucci, De Ligt. In attacco idem, perché Morata squalificato, quindi Dybala, Ronaldo sicuramente, e quindi diciamo i dubbi sono solo un po' centrocampo fasce, però io dico che ovviamente mettere per me Sandro, Cuadrado, Arthur e Rabiot sarebbe l'apoteosi, ecco, per me potrebbe essere una formazione tipo per sabato, che potrebbe reggere, perché comunque alla fine sono i migliori che abbiamo in questo momento, quindi potrebbe reggere il colpo Toro. Speriamo, incrociamo le dita e con la partita di sabato di fare un filotto di vittorie, perché la vedo molto dura, la vedo molto dura. Questo filotto... Andiamo a sabato e facciamo la terza, no? Questo filotto di vittorie purtroppo ce lo stiamo dicendo di settimana in settimana esatto. Non parte mai, quindi... Esatto. Anzi, sarà difficilissimo anche vincere ovviamente a Barcellona, ma quella esatto. Non la conto neanche come sfida, cioè è una sfida a sé, diciamo così, ecco. Io anzi non voglio fare il pessimista di turno, ma credo che nel derby chi ha più da perdere tra noi e il Torino siamo noi, anche perché il Torino... Devo essere onesto. Dai, ma a prescindere dalla situazione, il problema è che io il Torino... l'ho visto giocare diverse volte, è una squadra che è anche molto sfortunata, dobbiamo dircelo. Tra le altre cose Belotti che sta in gran forma, e quindi c'è un bomber lì davanti importante, farà la partita della vita. Noi però, inutile che ci nascondiamo, non possiamo assolutamente accontentarci di un pareggio, dobbiamo solo ed esclusivamente ambire ai 3 punti. Prima di continuare con un altro scambio ovviamente di opinioni, saluto Vincenzo Vitiello che ci saluta, è un nostro caro collega e quindi ne approfitto e lo saluto anche in diretta. La formazione probabile, parliamoci chiaramente, è Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo, secondo me. A centrocampo secondo me non puoi non mettere Arthur, Rabiot e Chiesa dopo la prestazione davvero positiva di ieri. E in attacco Dybala e Ronaldo, e il punto interrogativo è quello a sinistra, chi mettere a centrocampo a sinistra, e lì potrebbe giocare Ramsey che poi diventa quasi trequartista, così
potrebbe fare la stessa cosa anche Kuluseschi, anche lo stesso Bernardeschi. Un attimo che c'è un altro commento, ovviamente vi blocco perché quando interagiscono con noi è un piacere. Ci scrive Daniela Russo di non fare paragoni con la squadra del 2015-2016 e con la rimonta, perché erano altri tempi, altra squadra ed altra fame. Sono perfettamente d'accordo con lei, non credo che ovviamente si possano fare paragoni, anche perché quelle sono rimonte che secondo me nel corso di una vita se ne vedono forse una barra due, quindi sono difficilmente... Non facciamo paragoni, ma auspichiamo almeno. Quello sì. Io però voglio soffermarmi... Eri quattordicesimo in campionato, ma, e quindi eri ancora più distaccato, avevi 11 punti dalla prima, però era una squadra che era talmente più forte forte della squadra, poteva partire anche un altro mese dopo e forse comunque lo vinceva quel campionato. E poi c'erano pochi rivali oltre chi era in testa all'epoca. Io mi lancio, voglio un giudizio, anche se ne avete già accennato, proprio su Chiesa, che secondo me è stato il migliore in campo ieri ed è un calciatore sul quale io confido molto. Ieri, o meglio, nelle ultime partite ha corso il rischio, perché purtroppo poi in casa Juve, soprattutto in una parte della tifoseria, non si aspetta ormai più nessuno, e temevo che se non si fosse sbloccato si iniziava a criticare anche lui dopo che si è praticamente ammazzato Bernardeschi. Quindi volevo un giudizio su Federico Chiesa, e soprattutto secondo voi può essere un pilastro per la Juve che verrà? Parto da Giada. Molto veloci, ragazze. Sì, proprio velocissimamente, perché so che siamo in chiusura. Sì, è un ragazzo su cui puntare assolutamente, i suoi strappi sono fondamentali. Non lo critichiamo, perché già sta avvenendo una cosa del genere con Kuluseschi, lo stiamo già bastonando e non è messo nella sua posizione, non è nel suo ruolo, quindi no, mettiamo Chiesa nel proprio ruolo, facciamolo rendere come con tutti gli altri. Ma io condivido cosa dice Giada, io aggiungo solamente che forse è meglio aspettare a dare il giudizio, perché appena arrivato si deve ancora ambientare, dalla sua ha la voglia, l'entusiasmo di essere alla Juventus, di giocare con Ronaldo e con campioni di un certo calibro, quindi io dico ni, ecco, facciamo un... Rimango un po' così vaga, ma proprio per evitare che succeda il caso Bernardeschi 2. Potremmo legarci anche a Chiesa, anche al discorso Kuluseschi, visto che l'avevamo un po' annunciato. Sì. È il ragazzo che in questo momento sta avendo un po' di rendimento meno positivo rispetto a come aveva iniziato. Per entrambe, come vedete invece Kuluseschi, e se potrebbe essere lui il quarto a sinistra o il trequartista, via, per il derby? Per me no, non è la sua posizione lì. E l'ha già provato Pirlo più volte, scusami Cinzia, e abbiamo visto che non si trova, cioè non insistiamo, perché veramente poi questo ragazzo lo perdiamo, cioè no. Cinzia. Allora, Kulusevski io lo vedrei bene in questa partita, perché ci serve un giocatore robusto e che è molto forte e che ha anche una visione di gioco abbastanza fredda, però nell'inserimento di una giusta posizione, perché il problema non è tanto cioè i moduli vanno bene, però bisogna saper scegliere gli uomini giusti al momento giusto. Qui dobbiamo avere degli uomini estremamente veloci, molto forti fisicamente, che saltano l'uomo, perché il Torino comunque pur rimane sempre una squadra molto pericolosa, che sa puntare al punto debole. Debole purtroppo nostri ce ne sono tanti e li individuano tutti, quindi ci vuole un po' di furbizia. Sono d'accordissimo con voi, però permettetemi, non discutiamo anche Kuluseschi, perché abbiamo avuto anche notizie da una nostra collega che lo segue da sempre, perché segue il Parma, quando l'abbiamo comprato ce l'ha dipinto proprio come un campione, quindi cerchiamo di tutelare, diciamo, i nostri gioielli e di non iniziare a criticarli da subito, perché sono giovani. Se ci mettiamo da subito a creare un clima di pressione e di tensione, rischiamo di perderli. Volevo un ultimo giro veloce con tutti voi. Secondo voi chi è
e come, ma soprattutto chi ci può far fare, ovviamente tolto Ronaldo, perché è troppo banale dirlo, ci può far fare il salto di qualità in questa fase della stagione da qui a Natale. Vai Giada. Io punto su Federico Chiesa e Sandro, l'ho visto molto bene ieri sera. Ok, Marco. Io non mi fido di Sandro, perché l'ho visto molto bene ieri sera. Tra l'altro ieri sera è una partita dove comunque, anche facile, pochi sono stati sopra la sufficienza. Sandro, Chiesa, Morata e pochi altri. E quindi io dico anch'io Federico Chiesa, però credo che anche Kulusevski sia fondamentale. Credo che attorno al come Pirlo schiererà Federico Chiesa e Kulusevski potrebbero esserci vedersi le nostre fortune, però visto che devo fare un nome, faccio un nome solo, Paolo Dybala. Speriamo. Cinzia. Anch'io condivido la tua posizione, io dico anche un altro nome, De Ligt. Giusto. Allora, noi siamo ahimè in chiusura, perché vedo con piacere che ci stanno seguendo sempre più, e quindi probabilmente abbiamo perso un po' di web spettatori causa Conte e causa i suoi annunci nefasti per le vacanze di Natale. Vabbè, non pensiamoci, pensiamo a godere di buona salute tutti quanti. E ovviamente, prima di passare la parola a tutti quanti voi per i saluti, ricordo come sempre di interagire con noi anche durante la settimana, con commenti, iniziative, foto da mandare in trasmissione, richieste eventualmente di intervenire in trasmissione, sia sul gruppo Coppia Gobba che sulla pagina Coppia Gobba. Potete ovviamente interagire con noi in diretta ogni giovedì dalle 20.30 alle 21.30, ci può solo che far piacere. Vi anticipo che molto probabilmente post derby ci sarà quella ventina di minuti in diretta con me e con Marco, dove analizzeremo a caldo quello che è il risultato, diciamo, del derby della Mole. E do ovviamente, non prima di ringraziare Cinzia, grazie Cinzia, Giada per la bellissima grafica, è inutile che ti ribadisco che una volta che ci hai fatto la prima sarai costretta a proseguire così da qui a fine stagione. Grazie e all'appuntamento alla prossima settimana. Poi lascio ovviamente la parola a Marco per le ultime raccomandazioni. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Vai Marco. Sì Fede, allora chiudiamo, ricordiamo appunto sabato alle 18 il derby, subito dopo un post derby con noi in live, poi martedì sera alle 21 al Camp Nou Barcellona-Juventus, Messi contro Ronaldo, e giovedì sera 20.30, Conte permettendo, Giuseppe Conte permettendo e non Antonio, ci rivediamo su RetaTelevision.com con Coppia Gobba. Vi ricordo ovviamente che la trasmissione di questa sera potrete rivederla su Telefutura per gli spettatori della Campania e per i tanti juventini della Campania, come abbiamo visto oggi dal nostro ospite, su canale 172 del Digitale Terrestre, quindi nelle province di Napoli e Caserta, con la nostra trasmissione in diretta e tutti i programmi di Rete Television in diretta per voi. Allora, ancora grazie a Cinzia, ancora grazie a Giada, ancora grazie a te Fede, e fino alla fine forza Juventus. C'è Coppia Gobba, Marco e Fede e due strisce bianco nere. Coppia Gobba, insieme per un'ora a parlare della signora. C'è Coppia Gobba, resta con noi, non te ne pentire.